Leadership Program per noi è una missione. Il nostro lavoro è quello di aiutare i ragazzi a crescere. Formare i piloti, non solo dal punto di vista della prestazione, ma anche per tutto quello che ruota intorno alla figura del pilota come professionista. Un pilota deve essere pronto a tantissime cose. Fisicamente ma anche mentalmente. Da un punto di vista mentale la preparazione è estremamente utile, soprattutto per gestire le emozioni, la concentrazione. Quest'anno abbiamo 7 piloti. È stato studiato per ogni pilota un programma di preparazione ad hoc. 3, 2, 1, via! L'attivazione serve per risvegliare non solo i muscoli, ma anche la mente, perché in macchina capita spesso di trovarsi a scegliere e fare scelte veloci e non essere pronti, cioè essere freddi di mente. Quindi l'attivazione serve per riscaldare i muscoli, ma riscaldare anche la mente. Dentro, fuori, tutto sulla punta dei piedi. Molte volte è più importante la parte mentale rispetto a guidare solo forte, perché se non sei tranquillo in macchina comunque non riesci a sfruttare al massimo le tue potenzialità. Il piede è importante, ma la tenuta fisica ancora di più. Voi dovete svegliare la testa e nel suo tempo dovete anche lavorare in velocità. La fortuna vuole che la tecnologia oggi ci consente di avere diversi strumenti per vedere tutto quello che succede in auto. Visto che abbiamo visto anche Mattia, diamo un'occhiata anche ad Alessio, vediamo com'è partito. Abbiamo per esempio uno strumento relativo all'acquisizione video che si chiama Live Drive, e con questo sistema possiamo andare a revisionare tutti gli episodi, dubbi di gara, piuttosto che anche un supporto in base alla tecnica di guida del pilota. Ha dato tanto gas all'inizio, poi l'ha tolto e l'ha rimasto. Ti dico che via. Non c'è un passaggio molto ben fatto. Vuoi veloce o altrimenti pronto. Vediamolo adesso lo vediamo subito. Qui poi Mattia si è rifilato molto bene, devo dire, molto bene. I dati che sono stati raccolti oggi sono stati la parte fisica, mentale e posturale. Il nostro obiettivo nel fine dell'anno è un miglioramento di tutti questi dati. Da un punto di vista psicologico direi che quest'anno abbiamo veramente tanti ragazzi interessanti. Quando qualcuno ti vede sfanalare, fai percepire che tu sei in quel momento agitato da dire togliti che devo andare, non va bene. Cioè, il pilota professionista è freddo. Sì, mi diverto a sfanalare. Fari non li vogliamo più vedere, eh? Perché non l'ho mai avuto i fari nella macchina da corso, ho sempre avuto formule, prototipi che non avevano i fari, quindi adesso che li ho, spanalo. Il format di regolamento sportivo della Carrera Capitalia nel 2016 è differente dalle precedenti edizioni e dà la possibilità ai piloti di partecipare sia come conduttori singoli sia in coppie di conduttori. Quindi nel caso di Simone Iacquinta e di Kevin Giovesi, oltre a valutare la performance del singolo, dobbiamo anche valutare come si matchano tra di loro. Io condivido la macchina con Kevin Giovesi, è il mio compagno, siamo amici e andiamo entrambi bene. E speriamo di far bene quest'anno insieme. Correre con un altro pilota può essere un vantaggio, perché in certi punti della pista dove lui guadagna e io perdo ci possiamo scambiare delle informazioni utili. Però nello stesso tempo comunque c'è competizione per chi va più forte. Simone, te devi uscire al primo giro prima. Sei a posto. È un po' dura, però ci provo. Vai che ci riesci. Kevin dalla prima gara è migliorato sicuramente, abbiamo fatto altri allenamenti con lo scholarship e poi comunque è stato detto sulla macchina, così come ha migliorato lui, sarò migliorato anch'io. Noi stiamo cercando il nostro testimonial, stiamo cercando il pilota che oltre ad essere il più veloce in pista possibilmente è quello che incarna meglio il concetto di P-Factor, cioè che cosa si aspetta Porsche da un pilota professionista. Un pilota è un pilota ed è solo in macchina, e quando si mette il casco e abbassa la visiera ha solamente degli avversari. Con il nostro gruppo della scholarship siamo amici, siamo un bel gruppo. Ovviamente ognuno poi corre per sé. Però quando abbassiamo la visiera siamo dei guerrieri. È un gruppo di ragazzi che hanno fatto amicizia, hanno fatto spogliatoio, sono bravi.
sono tutti più o meno allo stesso livello. Siamo tutti a decimi, è dura fare la differenza. Sono molto motivati, hanno voglia di imparare, hanno voglia di crescere, ma soprattutto hanno voglia di fare questo come mestiere. Cercherò di fare del mio meglio. Questi proprio vogliono fare i piloti. Quindi dovranno convincerci e convincere tutte le persone dello staff dello Scholarship Program che sono quello che noi cerchiamo. Quest'anno sarà veramente difficile capire chi riuscirà anche con la testa a raggiungere la meta più alta.